Questo Pescara ha un'anima, lo ha confermato anche ad Avellino, nella casa del Giuliano, avversario ispido e tignoso. Quasi da subito in 10, sotto di un gol, l'11 di Alberto Colombo ha reagito con personalità, coraggio, soprattutto qualità di gioco, il miglior primo tempo della stagione, purtroppo con pochissima lucidità negli ultimi 16 metri. Il rammarico è proprio questo, davvero bello invece il gol del pareggio firmato da Loi, sinistro-destro di ottima fattura. Nell'azione del rigore per i padroni di casa, poi trasformato da Rizzo, è mancata la necessaria attenzione. Palla scoperta sulla verticalizzazione di De Rosa, Brosco rompe la linea invece di temporeggiare, va in pressione su Piovaccari e sbaglia. Le conseguenze? Il buco e il taglio di Rizzo che timbra la traversa prima del fallo da rigore dello stesso Brosco su Piovaccari. Qui il clamoroso abbaglio, scambio di persona del direttore di gara Ubaldi di Roma 1, che per chiara occasione da gol espelle Milani e non il centrale romano. Trattasi di grave errore di valutazione. In questo caso, affinché si apra la possibilità di ripetizione della partita, l'arbitro deve ammettere lo sbaglio all'interno del rapporto di gara, il cosiddetto referto, oppure in supplemento di rapporto, ma non è scontato, perché poi a decidere sarebbe sempre il giudice sportivo. Per la prova televisiva, chiaro l'articolo 61,2 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita testualmente: gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. Tornando alla partita, nella ripresa il Pescara ha pagato dazio alla fatica, ma dopo l'espulsione di De Rosa in parità numerica è tornato ad attaccare. Ottimo l'impatto di Jabouà, che ha subito un'evidente infrazione in area campana ad opera di Gomez. Dunque manca un rigore ai biancazzurri. Arriva così il primo pareggio esterno, che non è affatto da disdegnare. Sesto risultato utile. Catanzaro è vero a più 5 dopo il blitz di Monopoli, ma sono trascorse soltanto 9 giornate. Il Pescara ha cuore e carattere, soprattutto, come già sottolineato, un'anima fondamentale, la continuità.